Signore e signori, ben ritrovati qua su PG Esports LOL, una stagione iniziata 232 giorni fa, il 21 gennaio 2023, e ora siamo arrivati al 10 settembre, siamo arrivati all'atto conclusivo, siamo arrivati alla Grand Finals di questo LEC 2023 e Giovannetti e Kerran sono pronti a farvi compagnia nel racconto di questa serie direttamente dalla Sud de France Arena tra G2 e Fnatic. L'hai detto, i nomi sono quelli. Possiamo fare il giro, possiamo cambiare formato, possiamo cambiare split, possiamo cambiare anno. Alla fine, G2 e Fnatic tornano sempre, in un modo o nell'altro. Sono passati più di 1900 giorni dall'ultima volta che i Fnatic hanno sconfitto i G2 in una finale europea. Sono passati più di 1400 giorni dall'ultima volta in cui i Fnatic hanno solo vinto un game durante una serie contro i G2 in finale in Europa. Una serie, quella tra G2 e Fnatic, di scontri nel tempo che ha definito la competitività in Europa. Stiamo parlando del paradigma, stiamo parlando del classico europeo, stiamo parlando della finalissima in quei di Montpellier tra G2 e Death Taxes e G2 contro Fnatic in finale, in LEC, in LCS, chiamatela come volete, ma in qualche modo tornano sempre, lo sappiamo, non è possibile separare queste due squadre, nonostante partissero, e qua chiediamo subito l'aiuto alla nostra regia, da anche una situazione in questo stesso bracket molto diversa, perché ovviamente i G2 erano i grandi favoriti che dovevano subito dimostrare di poter continuare ad essere tali, doppio 3-1 per loro per strappare subito il biglietto per Montpellier ed essere tranquilli di aspettare gli avversari in questa Grand Final. Per i Fnatic non è stata una strada particolarmente semplice, sia perché appunto li vedete quei tre, scusatemi, 3-2 che hanno dovuto affrontare, ma anche perché ogni volta l'avversario sembrava poter partire come il favorito e invece erano sempre loro a fare il passo in più. Devo dire che Montpellier, da questo punto di vista, per adesso ci ha regalato tanto spettacolo. Abbiamo avuto modo di vedere back to back la finale di EMEA Master e la lower final, quindi chiamiamola la semifinale se vuoi, di questa LEC tra MAD e Fnatic. E abbiamo avuto in entrambi i casi Silver Scrapes. Abbiamo avuto in entrambi i casi un team che da uno 0-2 va a forzare lo spareggio al quinto game, per poi sfortunatamente perdere. C'è da dire che in maniera peculiare, il team che si è trovato 0-2 ha forzato lo spareggio al quinto game e poi ha perso. È stato in entrambi i casi un rappresentante spagnolo con i Mad Lions da Madrid e i Movistar Rider dell'LVP. Però oggi siamo qui con due squadre che hanno veramente tanto da dimostrare. Ah, voglio dire, non so neanche da dove iniziare con le narrative. La più importante, penso quella che vada sviscerata per prima, Caps. Ogni volta che G2 e Fnatic si sono incontrati in finale europea, ha vinto il team che aveva Caps. Hanno vinto una volta i Fnatic, hanno vinto 3 volte i G2, e ogni volta il vincitore di quella finale era colui che aveva Caps all'interno del proprio team. L'ultima volta che questi due team si sono affrontati in finale, Caps era il tiratore dei G2. Con Perks in corsia centrale, Caps è stato riesumato dal buon Noodles, la sfida in questione, quando tirarono fuori quelle Kog Lulu botlane che adesso sono proprie di Ansama. Ansama, giocatore francese che sta giocando di fronte a Montpellier, per lui l'importanza di cercare la ribalta in questa finale è indescrivibile, ma dall'altro lato, Trimby. Trimby l'ha già visto questo scenario, l'ha già fatta questa corsa, l'ha già portata a casa una volta. Potrebbe essere un'occasione d'oro per lui. E infatti sono due giocatori che sembrano essere totalmente agli antipodi da questo punto di vista. Nonostante ex compagni di squadra, abbiamo Trimby, il giocatore sempre un po' bistrattato Già. in regular season in particolare, ma che poi a quanto pare quando scende in questi roadshow a Malmo oppure a Montpellier si accende e attiva veramente un altro passo, un'altra marcia del suo motore per strappare il miglior risultato possibile. Mentre Ansama storicamente è sempre stato visto un po' come il choker player, quello che fatica davanti al grande pubblico. L'abbiamo sentito anche nel video hype, nell'hype teaser praticamente di questa finale. Ansama vuole strapparsi questa soddisfazione, vuole essere il giocatore che torna a vincere, anzi, che trova finalmente una vittoria veramente importante. Ricordiamo, questa è la Grand Finals, vale più banalmente dei trofei che sono stati alzati durante tutto questo arco del Gli 2023. E scudi. quindi vuole gli scudi, esatto. Questa volta il trofeo è il classico dell'Elysée e vogliono alzarlo in alto entrambe queste squadre. Riprendo un attimo quello che hai detto su Caps, perché c'è una
altro giocatore che zitto zitto ha strappato un posto in questa finale e che rientra in quel discorso. Perché parlavi di tutte le finali tra C2 e Fnatic. Beh, in tutte le finali G2 e Fnatic che ci sono state, non c'era solo Caps, c'era anche Wunder, che ne ha persa una quando vestiva G2, la maglia di G2 e Caps era dall'altro lato. Esatto. Oggi i ruoli si invertono e penso che voglia anche invertire un po' questa tendenza. Sì, il fatto che Wunder penso che sia stato voluto dalle narrative, dal dio delle narrative, ci ha calato il Wunder fato dal cielo per queste finali di Montpellier, perché nient'altro va a giustificare qualcosa di così ben congeniato dal punto di vista proprio delle storyline. Wunder comunque è giocatore ancora solidissimo, non importa quanto tempo passi ad allenarsi a League of Legends, quanto tempo passi ad allenarsi a Baldur's Gate, comunque sappiamo tra l'altro che i suoi periodi di massimo splendore sono quelli in cui giocava di meno a League of Legends, un giocatore abbastanza particolare dal punto di vista, sì, tematico, ma non ha perso di certo la sinergia con dei compagni di squadra, come tra l'altro gli Humanoid e Razork, che in queste semifinali, in questa run nei playoff hanno dimostrato veramente tanto e oggi, sì, sono intenzionati a fare altrettanto. Sì, Razork, uno dei giocatori che si sta dimostrando più creativi all'interno di questo intero palcoscenico, di questo intero parterra di giocatori dell'LEC fino adesso, con i G2 che sono lì ovviamente a voler strappare anche loro questo titolo di creatività. Humanoid che si riconferma anche lui, un altro giocatore di quelli che si accende quando ce n'è bisogno, molto criticato, sì, dal pubblico perché ha quei momenti molto rilassati, troppo rilassati a volte, ma l'ha detto anche lui molto spesso, ho bisogno di scaricare un po' la tensione, è un giocatore che la sente un po' questa angoscia di dover continuare a grindare per migliorare sempre, meglio staccare un po' la spina e poi riconnettersi quando si arriva a questi scenari. E fino adesso a Montpellier nessuno dei Fnatic ha deluso, sono state appunto le serie che le hanno portati a questa gran finale, sono state un po' ballerine, quella ieri contro i Mad Lions non poteva abbastanza che essere ballerina, visto che stiamo parlando di Fnatic contro Mad Lions, letteralmente, ma la performance sono state molto convincenti da parte di tutti i 5 giocatori. I G2 saranno un avversario ostico, ma un avversario che possono trascinare nel fango, perché per quanto cambi il roster, il DNA delle squadre rimane sempre quello. E quasi lo spero arrivati a questo punto, perché comunque sono dei giocatori tutti e 10 molto meccanici. Sono dei giocatori che non ci hanno mai dato quelle serie veramente pulite, ma in realtà ormai la definizione di gioco pulito è una cosa che ci portiamo dietro da tempo, ma che si è un pochettino persa nel teamfight meta che viene filtrato attraverso la botlane che si è generato negli ultimi anni, perché comunque è un meta dove si tende a schermagliare tanto, è un meta dove non vuoi veramente le partite pulite, vuoi le partite combattute, vuoi le partite dove, sì, non hai paura di andare a testa bassa. E questi, oltre ad essere i due team più storici della dinastia europea, sono i due team che più di tanti altri possono darci in questo stile di gioco una serie spettacolare. Le aspettative oggi sono oltre ogni possibile immaginazione. Vediamo, non ho veramente le parole per descrivere quanto sono in hype per questa finale, perché ci siamo, è l'ultimo grande evento, poi sono solo i mondiali e sono già squadre che hanno strappato il loro biglietto, lo sappiamo bene, quindi ci sarà ancora poco da dimostrare a parte che alzerà il titolo, ma nel frattempo si va a godere, andiamo a goderci la cerimonia d'apertura perché poi inizia la finale. Come on.
t'appelle dans tes rêves. Une vie jamais en paix. Alors tu tiens au bord du gouffre, aussi fin qu'un fil. Et le destin peut s'abattre sur toi pendant que le diable frappe là à ta porte. So all you restless, each night you hear the drums of war. Awaken, awaken, the voice begins to call you while you hunger. A taste of destiny you're searching for. Awaken, awaken, the fight is at your door, take up the call. Fnatic!
E dopo questa bellissima cerimonia d'apertura presentata da Mastercard, direi che ormai siamo davvero pronti alla gran finale. I giocatori sono pronti a prendere posto sul loro stage, con la bandiera francese chiaramente ansava, con l'ovazione di Montpellier che li accompagnerà, e con, sento un bel po' di Let's Go G2 ad incitare ancora di più i G2, ma sono sicuro che questo darà la carica anche ai Fnatic per smentire i francesi o tutti quelli che sono andati a vedere le loro squadre, i loro beniamini in quel di Montpellier. Tra l'altro un saluto ai tanti italiani che ci stanno salutando con foto e vari ricordi. Devo dire che l'esperienza di vedere questi due team entrare sull'arena, vedere l'impatto che questi nomi riescono ad avere sul pubblico, è sempre qualcosa di diverso. È sempre... veramente fa venire la pelle d'oca, perché è vero, sono due formazioni molto diverse da quelle che si sono affrontate l'ultima volta nel 2019, e sono delle formazioni che comunque... ci stanno regalando le stesse identiche emozioni. Sono due nomi, due Fnatic, che da un lato è impossibile allontanare da queste finali, dall'altro lato chi le vuole veramente allontanare da queste finali? Baffi Rally ASAP, tranquillo, arriva la prossima patch. Ah, quindi siamo anche in linea con il reparto bilanciamento. E sappiamo che le prossime patch saranno pronte a stupirci con i bei cambiamenti che avremo in direzione del mondiale, ma sappiamo anche che per quanto, appunto, lo stavi dicendo, il meta si sia assestato dal punto di vista tematico in maniera molto solida ormai in queste finali, in questi playoff di LEC e non solo, queste sono due squadre che sanno essere molto creative, l'abbiamo detto in precedenza, con però sempre quel punto di riferimento. E ci stavo scherzando anche tra me e me questa mattina, perché ieri ero preso da altri impegni, non ho potuto seguire in diretta la semifinale, me ne sono recuperata stamattina e ho detto fammi vedere un po' cosa hanno fatto di particolare Mad Lions e Fnatic, e ovviamente particolare era combattere in ogni possibile scenario, fightare sempre e comunque, quella è la chiave, gli ingredienti sono diversi ma quella è la ricetta finale. Anche perché, parlando di narrative, io vorrei anche dare dei miei take per smentire alcune narrative, perché alcune vedono Razork come jungler che è arrivato a brillare quest'anno nei Fnatic, e io penso che chiunque vada a promuovere questa narrativa nello specifico abbia una corta memoria storica. Razork è sempre stato uno dei migliori jungler che abbiamo avuto in Europa. Razork semplicemente, così come tutti i Fnatic, ha subito pesantemente sulla sua pelle un periodo di disfattanza aziendale per i Fnatic che si è tradotto nelle prestazioni del team, ma ripresi da quel periodo, che tra l'altro rispetto ad altri team Vitality è durato anche molto poco nei Fnatic, stiamo parlando di un Razork che è tornato a giocare ai fasti gloriosi di un tempo, ma appunto è un Razork che dai tempi dei Misfits non ha mai deluso il pubblico europeo. E soprattutto anche ovviamente le squadre come Fnatic G2, essendo le squadre più tifate in Europa, sono quelle che polarizzano un po' di più. Quando va bene quando vanno bene le cose vanno veramente tanto bene, quando vanno male vanno veramente tanto male, secondo l'occhio dei fan in particolare. Quindi Razork è uno di quelli che l'ha subito un po' di più, così come l'ha subito particolarmente Humanoid, così come l'hanno subito anche Wunder quest'anno, perché anche di lui se ne sono dette di cotte e di crude, ma si sono ripresi tanto di positivo e ci stiamo riprendendo noi tanto di positivo, perché ora si scende. Per ora non sulla Lambda, ma in questa prima draft siamo pronti con Game 1, G2, lato blu, Fnatic, lato rosso. E si parte con i ban immediatamente rimossa da lì, estremo rispetto per il potenziale di Razork in primis, abbiamo iniziato a parlare di lui ed è su di lui che arriva quel primo ban, considerando quanto brillante è stata la sua di Thalia nelle prestazioni dei Fnatic delle serie precedenti. Ci saluta Tristana, ci saluta Kalista, ci saluta LeBlanc, c'è tantissimo di open, Rell disponibile, probabilmente B1 per i G2 con la possibilità di flex, e Yike infatti ha già promesso che non giocherà nient'altro se non Rell, Maokai e Ivern, quindi... ha già messo in chiaro le cose. Back to Doc Champs per il povero jungler dei G2, niente più pocket pick per lui. Non è sicuramente appunto dal B1 che ci aspettiamo comunque dei pocket pick tirati fuori dalla giungla dei G2. I Fnatic potrebbero rispondere intanto con un bello sguardo di sfida di Wunder e con il lock di quel Renekton, con anche un Maokai, quello era un po' più atteso, comunque anche lui open a disposizione, il matchup con Sejuani non è più così temuto, Rell la puoi affrontare tranquillamente.
Sì, il punto di Wunder è che il potersi allenare poco ci ha dato una champion pool poco profonda per lui, non ci ha dato uno stile di gioco meno in forma rispetto ai tempi d'oro. Quindi il fatto che Wunder stia continuando a proporre questo Renekton come pick neutrale va benissimo. Renekton ormai è il paradigma della top lane competitiva, molti giocatori ne hanno parlato in intervista. Renekton ti dà tutto quello che vuoi avere dalla top lane in competitivo in questo momento. Non c'è una condizione in cui Renekton è un brutto Renekton, salvo Broken Blade non voglia giocare Queen, cosa che mi renderebbe particolarmente felice, devo dire. E devo dire, stavo anche pensando a quello, nel senso, con Azir, che lo posso capire tranquillamente, alla cieca è un bellissimo pick, ti stai andando a indirizzare molto sulla necessità di avere danno fisico. Non sarà Queen, sarà Xante, che copre quel ruolo tranquillamente, però appunto è un po' più utilitario. Pensavo ai tank, che molto spesso hanno danno magico dalla loro. Vanno a chiudere invece Fnatic con una Syndra, e ora si passa alle bot lane, e chiaramente il primo a sparire è il Draven di Azama. Questa è una draft molto simile a quella che abbiamo visto per tutta la finale di EMEA Master, quindi in realtà due giorni fa, il B1-3 da parte dei G2 è identico a quello che i Karmin Corp hanno continuato a proporre dal Blue Side. Questo potrebbe voler dire che cosa? Yasuo Senna in B4-5? Beh, ti dirò, da Hans e Miki mi aspetto veramente di tutto. Ma ci si è anche scherzato molto sulle loro champion pool prima della serie contro i Mad Lions, e stavano giocando un bel po' di Senna Nila, sembrava che avessero scrimmato effettivamente contro i Karmin Corp queste squadre. Quindi chissà che non sia questo lo scenario per avere una composizione del genere. Hai già il grosso team fight con Rell, Azir, Xante che fa Xante, fa tutto quanto letteralmente. Non hai grossa necessità di bannare cose particolari. Kai'Sa è l'altro grande pick ancora a disposizione, puoi cercare di togliere qualcosa a Trimby ovviamente, ma sappiamo che la champion pool di Trimby è gigantesca. Quindi i G2 hanno la tavola molto ben apparecchiata se vogliono deliziarci subito da game 1 con qualcosa di più speziato. Ricordiamo, sono passati 1467 giorni dall'ultima vittoria dei Fnatic contro i G2 durante una finale europea. I Fnatic non hanno ancora alzato la coppa dell'LEC. L'ultima volta che i Fnatic hanno vinto in Europa, hanno vinto le ULCS. Da quando la Lega si chiama così, i Fnatic non hanno ancora inciso il loro nome sulla nuova coppa. Quindi per loro cercare la vittoria oggi è importantissimo. E l'hanno fatto proprio nell'anno in cui hanno affrontato per la prima volta i G2 in finale. Strano pensarci, non si erano ancora incontrate dopo 3 anni praticamente di coesistenza. E oggi andiamo a coronare questo nuovo formato dell'LEC ancora una volta. Alla fine la Felios di Noah viene loccato, e Anzama sembra voler andare lui per la Kai'Sa, senza tirar fuori nulla di troppo particolare. È comunque un buon matchup contro un campione come Felios. Mikix a questo punto potrebbe metterci la firma. Mi aspetto comunque la Rell in giungla di cui stavamo parlando. Per Mikix credo che tirerà fuori qualche supporto un po' Miki più, neanche più particolare, però L'ho adorato qui, però, perché ci ha portato down the memory lane, ripercorrendo tutti quelli che sono stati i supporti che hanno caratterizzato la storia dei G2 proprio nelle finali contro i Fnatic. Siamo passati dal Pentaflex di Pyke, dal suo Bard, abbiamo visto, vabbè, Yuumi giustamente, perché un po' di tease per il pubblico ci sta sempre, ma effettivamente abbiamo visto veramente tanto in quei pochi pick. È una serie dove trattenere l'emozione, mettere da parte l'emozione per cercare di narrare analiticamente cosa sta succedendo, sarà difficile, ragazzi, io ve lo anticipo. Arriva Alistar per Trimby, un fantastico Alistar nella serie di ieri, un determinante Alistar nella serie di ieri per mettere a segno quell'ultimo punto contro i Mad Lions. E nonostante il piccolo over su Zilean che ci aveva riportato ai vecchi fasti di un storico counter di Rakan, questo Alistar va benissimo. Fnatic con una draft molto solida. Un fantastico Trimby in generale in queste giornate, perché veramente, l'abbiamo detto, sente nuovamente l'odore di fine estate, sente nuovamente la temperatura abbassarsi un po', inizia ancora no, però tra un po' inizia a riempirsi di colori l'ambiente con il caldo autunnale delle tinte, delle foglie e tutto quanto, e Trimby inizierà a dar fuori il meglio di sé probabilmente. Una bella comp da parte dei Fnatic, bella la comp anche da parte dei G2, però sicuramente i Fnatic hanno fatto buon uso dei loro counter pick, ottenendoli praticamente in tutte le lane, a parte la top lane e comunque Renekton contro Xante, voglio dire, cioè, alla fine riesci a gestirtela tranquillamente.
Beh, alla fine si parte un pochettino tranquilli, si parte ok su delle draft molto meta aderenti, ma d'altronde non sono dei team che possono permettersi di fare scivoloni, anche perché sono due team molto momentum based, specialmente i G2. Esatto. Non vuoi andare a cedere punti contro i G2, perché il peluche del Baron ha veramente i LED compresi o glieli ha attaccati lui? Ah no, era il braccialetto, scusami. Il mio consumismo istantaneo aveva avuto un piccolo tappamento di arterie, ma dicevo, non vuoi cedere win ai G2. I G2 sono un team che se inizia a vincere, di solito continua a vincere, quindi vuoi mettere giù carte importanti da subito. E i Fnatic hanno bisogno di non iniziare a perdere adesso. Questo primo game sarà cruciale per capire un po' come andrà questa finale. Finale che inizia ufficialmente in questo momento. Andiamo down the mid lane, in questo caso da Nexus a Nexus. Pronti? Game 1 sta iniziando. Le LEC Finals stanno iniziando. Abbiamo la skyline, abbiamo la bandiera francese piantata in quello che è il delta del fiume, e siamo pronti, signori. L'anda degli evocatori di fronte ai nostri occhi, la finale inizia adesso. Come sempre mano agli hashtag, come sempre mano alle bet. G2 win per il blue side, FNC win per il red side. E andiamo un pochettino a vedere che cosa vogliono regalarci queste due squadre, oltre che dei tonanti tamburi tra il pubblico. Devo dire che da questo punto di vista la folla francese è sempre un piacere immenso da vedere. Al di là di quelle due partite di biblioteca di Busan parte 2 nelle vittorie dei Movistar Rider, devo ammettere che il sostegno che questa community sta dando al prodotto è veramente incredibile. E anche la G2 Army, per quanto siano a volte un po' troppo rumorosi, sanno essere nel modo giusto. Quindi queste due cose unite ci daranno un grosso spettacolo oggi. Rapido sguardo ai setup dei giocatori. Cose particolarissime non ce ne sono. La cometa di Humanoid è qualcosa a cui siamo abituati sulla sua Syndra. Tra l'altro start di Cristallo, quindi classico. Per lui voglia di correre verso quel capitolo perduto. Mikix molto minaccioso fin da subito. E sempre il tizio Alistar a incitare la folla. Magnifico come sempre. Sì, comunque Humanoid ormai ci ha abituato a questo start, specialmente contro Azir, dove il livello 1 ti preoccupa veramente poco. Vai a prendere quella ventina di minion. Non è il tech da mercato del futuro. Come vediamo, comunque stai giocando contro Azir da Conqueror, ti serve la determinazione secondaria per poter continuare a tradare, ma comunque velocizzi molto i tempi di acquisto del tuo capitolo perduto sullo start di Zaffiro, e questo ti permette di giocare attorno alla rigenerazione mana, che per Syndra, per rimanere in lane contro Azir, è un aspetto fondamentale del campione. Riescono a prendere prio bot, ma devono stare attenti perché c'è Razork che aleggia la zona. Ma soprattutto hanno visione su entrambi i buff avversari e non c'è Maokai su nessuno. Dove volete che sia, ragazzi? Effettivamente, occhio veramente qua, perché i fanatici potrebbero averla fatta molto grossa. Razor che è lì a prendere tempo, legnata, schivata, lanza turbinante, purificazione, ma Trimby va in, ustione, flash, e non bastano i colpi di ed è invece Mikix a trovare subito il counter engage per il primo sangue. Occhio a Yike perché prova la combo. Razor che esce a flashare quel giavellotto in testa ad allontanarsi dagli stordimenti di Varel. No, ai danni. No way, Miki. No way. Anche meno, magari. Quel knock-up su 3 è stato incredibile da parte sua. Ed è primo sangue per la dual lane dei G2 su gank di Razork. E qua è stato... Mikix, ok. Niente di troppo grave. Appunto, è stato stranissimo il livello 1 perché stavo aspettare per parlare di quello che sta succedendo. Qua la minimappa, vedetela. I lumi sui buff. Non c'è Maokai. Sanno che è Maokai in questa zona. Infatti subito Rell si sta spostando sulla minimappa. Incredibile. Questa azione da parte di Miki è stata veramente incredibile. La lettura, il flash, il knock-up, l'ustione. Adesso parlando di Rell. Yike, mid lane, stordimento, sabbie mobili, già applicati danni. Yike va in avanti col flash, giusto per confermare l'uccisione. Tanto c'è un X-Flash per lui. 2-0 G2 in 3 minuti e 40 secondi. E questo inizia ad essere il clima G2. I G2 che vogliono dare da subito il tutto per tutto, vogliono iniziare a prendere vantaggio, vogliono iniziare a premere sulla mappa. Yike, grande pilota anche di questo vantaggio, come sempre. Si parlava del back to top champ per lui, però su questi campioni ci sta regalando delle performance incredibili. Ma Yike che è giocatore incredibile. Oltre al rookie dell'anno, secondo classificato pari merito con Ansama in MVP dell'anno nel suo anno di debutto. E qui Yike anche baciato dalla dea bendata e da uno humanoid bendato che purtroppo non ha avuto modo di reagire al gank. Ottimo movimento sul lume, evitando quella visione in qualche modo da parte di Yike. Veramente perfetto il suo movimento, continua ad essere eccezionale da ogni punto di vista. E parlavi
tu del suo essere artefice di questi G2 e un po' stavo rubandoti questo paragone, quest'anzi quest'anno spunto per parlare un po' degli stili delle squadre, perché per quanto riguarda i G2 sono la squadra che domina, lo sappiamo molto bene, ma una squadra che preme fin da subito grazie alle giocate di Yike, che sta cercando di setappare un altro dive ancora una volta in corsia inferiore, identificato come punto forte della mappa e subito da dover nutrire. Per i Fnatic questa cosa inizia un po' dopo, molto spesso dal mid game in poi trovano il punto forte di mappa e iniziano a tampinarlo come degli ossessi. E non solo tutto quello che hai detto è vero, ma è veramente strano dirlo dei G2. I G2, sì, vabbè, nel senso, a parte questa piccola scena che non fa altro che regalarci qualche secondo di ripresa in più su Yike, non sono mai stati il team noto per il loro glorioso early game. Sono sempre stati un team molto aggressivo, ma che in early game spesso si andava a spegnere. E invece, vedere che la priorità di corsia impostata dai G2 in funzione del livello 1 di Alistar si è tradotta in un'occasione per controbattere a Maokai con un primo sangue, e che Yike comunque sta pilotando così bene questa rally sulle tempistiche. Arrivano le invasioni, arrivano i furti dei buff, arrivano i counter gank. Si reagisce bene a Razork grazie alla visione, e nonostante il deficit di gittata che a volte Noah riesce ad impostare, comunque Miki e Ansama stanno giocando in permaprio su quella corsia inferiore. Topside è l'unica cosa che viene sacrificata in questo momento, perché Wunder sta di nuovo dando scuola di corsia superiore, 52 minion a 29 per Broken Blade. Capisco ovviamente il giocare weak side nel momento in cui sei Xante contro Renekton, ma Wunder non ha di certo perso lo smalto. Però anche qua, prima ne parliamo di questa entrata di Mikix, entrata veramente trionfale, Trimby collusione su D6, Ansama trova un ultimo auto-attack, Noah però è nella forma migliore, può frullare, può mettere giù danni, ci prova Mikix a tankarsi di faccia l'avversario che però clicca solo sulla testa di Ansama, troppo tardi, 3 contro 1, sono troppi anche per una Felios bianco e rosso, ma a meno che quella pioggia di Katia, no Ansama, non così! Hanno provato a dare la kill al tiratore ed effettivamente l'hanno fatto, ma al tiratore dei Fnatic. Sì. Si è avvicinato Ansama, la pioggia di Katia finisce sui minion, ottimo anche il tempismo di Noah nel mettere giù la torretta per permettere alla torretta di assorbire parte del danno anche qualora il targeting fosse stato corretto, e purtroppo Ansama ha preso male le distanze, era molto più vicino alla wave che ad Aphelios, doveva prevedere che la pioggia sarebbe andata lì. Hanno rischiato inutilmente e questa è anche un'occasione importante per Noah. Rivediamo lo spacing da parte sua. No, non lo rivediamo. No, non lo rivediamo perché c'è una scorta imperiale. C'è anche Yike insieme a Mikix. Inizia a picchiare Caps dritto su Humanoid. Ignorano Trimby. Quella Syndra non ha mana, non ha flash, non ha nulla. È nuda e vittima dei soldati dell'imperatore di Shuriva. Una kill anche per Caps. Ok, riescono a prendere un'altra, stavolta su Azir, che inizia di resistenza magica per tardare meglio con Humanoid, reggerne meglio i tempi di corsia, rispondono con la rotazione di giungla e supporto, e queste sono altre risorse, questo è un 5-1, questi sono 1500 gold di vantaggio al settimo minuto, Razork però spottato, ma interviene su Miki, non riescono a chiudere, o meglio, non vogliono chiudere, non hanno visione su Yike, non vogliono rischiare. Ma Mikix, non c'è bisogno di ingaggiare sempre, cioè non soffri, per carità, però per veramente fortuna non ti sta sentendo, quindi questo a lui non importa. Però. È 2-0-2 Miki al momento, è il personaggio più overfed della propria formazione. È veramente impressionante quello che stanno costruendo i G2 in questo primo avvio di partita, ed è quello che stavo dicendo proprio in apertura, quello che, di cui stavamo parlando, hanno identificato il punto forte della mappa, non è neanche una corsia in verità, è la giungla il punto forte della mappa di G2 al momento, perché Yike può andare dove vuole, ma sa che non deve andare top lane, a parte le battute, sa che deve tenere lontano Razork dalla top lane il più possibile, perché al momento Xante non è così facile da ingaggiare, ora che c'è la Suprema e il Flash, ma comunque era il bersaglio prioritario per un Renekton. Sì, il punto è che il lato forte della mappa dei G2 è la mappa, il problema è che Yike sta sbilanciando così tanto la partita. Perché abbiamo proxy farm Miki in questo momento in corsia inferiore? Vogliono Caps però. Bello dispersi debole, vanno subito in avanti e non danno counterplay a Caps, che però trova un'ottima scorta, anzi la sappiamo mobile, l'ultimo auto attack di Yuma, non basta! E Yike va in! Ok, danni soldati! Poco la prende Caps! Quasi la beffa oltre al danno che comunque è grosso per la mid lane di Fnatic. Questo non va affatto bene, che cosa stanno facendo i G2? Parlavi di bullismo, la situazione peggiora, Miki, no, su Noah. Ma quello era in range, non è possibile, Trimby prova a rompere gli indugi, va dritto su Ansama, istinti omicidi in avanti, ma non bastano, Noah stavolta trova la kill. Se vai troppo davanti al cane, BB, lui ti morde alla fine, doppia uccisione bot lane, mentre BB cerca l'outplay in corsia superiore, forzando il flash all'avversario. Cerca e rischia di trovarlo comunque, nonostante i 30 minuti di distacco, è una
gemma nel suo inventario. Quindi comunque da parte di Broken Blade voglio rivedere come è iniziata l'azione, perché lo spacing era molto aggressivo. Botside si sta comportando invece incredibilmente bene Noah su questo Aphelios. Di default Kai'Sa contro Aphelios, oltre a trovarsi spesso costretta ad andare verso la forma AD, perché vuoi diventare più quell'assassino AD che vuole bastare dalla backline quando riesce a trovare la piace di Katia, ma delle analisi ne parliamo dopo, perché qui si combatte, l'abbiamo detto che la partita si gioca su questi ritmi. Broken Blade ha finito tutti i suoi modi di scattare, non ha abbastanza sustain senza quello all'out, non può andare in avanti. Razork non spottato nei suoi movimenti, vanno comunque a prendersi il messaggio di G2, ma adesso devono fare in fretta, 4 contro 5 che si sta andando a concretizzare, Trimmy ancora lontano, G2 riescono a disingaggiare senza problemi. E siamo sul 6-4, siamo a 10 kill da tabellone in 10 minuti di partita. Il tabellone è tornato quasi completamente alla pari. C'è ancora un messaggero da spendere, quindi comunque i G2 hanno fatto degli investimenti a lungo termine che gli permettono di reinclinare il tabellone dal loro lato. Ma questa kill su Renekton pesa, perché mentre Broken Blade era riuscito a trovare degli spazi di trade, questa è la kill che permette a Renekton di chiudere succhiasangue a 10 minuti di partita. Adesso 1200 gold di vantaggio dalla topside, che sono quelle che tengono in piedi la mappa dei Fnatic, ma dall'altro lato il vantaggio è principalmente sul supporto, quindi comunque i G2 non hanno così tante risorse sui propri carry da potersi dichiarare al sicuro all'interno di questa partita. Viene evocato il messaggero, vorrebbero Wunder, però c'è TP. Provano a prenderlo, ci riescono anche, il burst c'è, i controlli anche, quella succhia sangue però da tanto a Wunder, arriva la presa della natura, avanza la turbinante, disperdi il debole e potere senza limiti, una per Razork, una per Humanoid, Caps deve battere in ritirata, fa la stessa cosa Yike, i G2 cedono ora il vantaggio ai Fnatic che continuano l'inseguimento verso il jungle avversario con Razork. Il stordimento arriva, ma arriverà anche il sapling a rallentare quella rel. Non si fa ingolosire Razork. Noah contro Bibi. Red White trova anche la suprema, la veglia lunare, tanti chakram, ma stavolta no, quel flash non basterà. Può cliccare quanto vuole, ma Bibi scatta e picchia con quegli intuofu al filati. E a un certo punto c'è stata quasi la finestra. Sembrava che il frullomane stesse lavorando, ma alla fine Broken Blade, che con un angolo fantastico riesce a trovare il muro, riesce a trovare l'all-out, riesce a trovare la solo kill sulla corsia inferiore e anche placcature a decorare. La partita si sta infiammando, signori, è il game 1 di una BO5. Vi avevamo promesso spettacolo, iniziamo da subito a ringraziare G2 Fnatic per quello che ci stanno regalando. E torniamo in profondità, perché Miki adesso va a prendere visione su Razork. Non ruba il blu, ma di poco, tra l'altro. Sì, veramente di poco. Tornano a premere sulla mid lane. Rimby va a svedere Caps, ignora quel lume, prova comunque a chiudere sull'imperatore di Shuri, ma non ci riesce. Ed è questo a cui facevo riferimento quando parlavo di DNA di queste due squadre. Non importa quanto i G2 siano stati superiori in questa regular season, in questo anno di competizioni, non importa quanto i Fnatic e anche i G2 stessi abbiano cambiato giocatori nell'arco della loro storia, quando queste due squadre si affrontano c'è qualcosa di diverso nell'aria anche per i player. I G2 non avrebbero forse mai commesso errori del genere forzando giocate da non forzare, ma lo stanno facendo e ora rischiano anche, perché Yike si tuffa un po' troppo in profondità, i danni ci sono, ma non basteranno. Mikix a bloccare l'avanzata di Wunder con quel Dominus, X-Flash di Trimby, ma non può andare così tanto in avanti. È questo a cui faccio riferimento, è questa aggressione. Devo dire che i click da parte di Miki però finora sono incredibili. Lo spazio che stai riuscendo a prendere connettendo con i knock-up, ma rimanendo fuori dal range dei melee champion avversari, Miki sta giocando una partita degna dell'MVP di questo split alla fine, di quest'anno, considerando il cambiamento ai formati. Broken Blade, nonostante Jaxxio, quindi non un oggetto mitico specializzato nell'1v1, sta iniziando a dare filo da torcere a Renekton. E sappiamo che Bibi, anche lui, quando gioca i campioni li gioca in maniera un po' diversa dagli altri, non solo per l'itemizzazione, cioè proprio tira fuori qualcosa che gli altri non riescono a tirar fuori dai propri pick. E ovviamente Xante è il campione un po' simbolo di quest'anno in top lane. Broken Blade ha avuto modo di farci vedere tante cose, prova proprio adesso a farlo, perché ha trovato la finestra in cui Wunder non ha il Dominus, ha tanto sustain, ma i danni di quello Xante li conosciamo fin troppo bene. E questa è una solo volo in corsia inferiore del top laner, mentre mid lane si vanno a prendere Noah in 3 contro 1 sotto torre. Xante, ecco il mio commento sull'azione. Wunder è stato xantato in maniera anche discretamente violenta. I cooldown sono lì, ci si gioca attorno e poveretto Noah poteva fare veramente poco. Tra la toccata e fuga, Rell che appare attraverso un muro, questa è una kill importante trovata sulla corsia centrale. Terza morte adesso a mettere a pari le morti con le uccisioni per quella Felios, ma soprattutto gold lead per Kai'Sa.
qualche secondo per godere dei cori di Montpellier ancora una volta su De France Arena, gremita ad ascoltare in francese, ricordiamo, per la legge locale, il cast locale che viene valorizzato effettivamente in questo modo. E ti dirò, io sono all aboard the French hype train al riguardo, sì, perché trovo che la community francese, specialmente negli ultimi anni, sia diventata di un grandissimo margine il baluardo del significato di community per l'Europa. Quindi il fatto che ci sia questo evento tutto in francese, la cerimonia d'apertura in francese, il fatto che sia proprio un evento valorizzato in funzione di questa enorme e bellissima community, a me non può fare che felice, perché comunque si vede quanto si dà importanza da parte di questi eventi al valore che la community rappresenta per il gioco. Quindi assolutamente, nella speranza che un giorno, ecco, però comunque sono molto felice di vedere per adesso tutto questo verso la community francese. E non solo per quanto riguarda League, ovviamente, il gioco a cui noi facciamo riferimento, ma quest'anno la community si è veramente distinta su tanti altri titoli, quindi un applauso a loro. Mentre torniamo un attimo in game, perché intanto diamo un'occhiata ai gold generali e vediamo la spaccatura tra Ansama e Wunder, principalmente con i protagonisti, ma con i G2 che stanno mantenendo un bel vantaggio generale sui loro avversari. Guardando in basso vediamo non oggetti mitici necessariamente, ma oggetti per tutti ormai, gli uccisori di Kraken per i due tiratori e poi per tutti gli altri. Anche perché, come dicevamo, appunto, nel momento in cui il buff viene portato sul fiume, nel momento in cui stai giocando Kai'Sa contro non ho il tempo fisicamente. Mia, povero Nova, poveraccio. Cioè, non ha vita facile questo giocatore oggi contro questa squadra. Prendono la torre i G2 e ora devono fare attenzione, TP alle loro spalle ed è ovviamente Wunder che sta andando in, rompe gli indugi Yike ingaggiando sugli avversari, ma arrivano entrambi i laner dei Fanatic a cercare Ansama, non lo trovano. Mickey si riuscirà ad allontanarsi, sta arrivando anche Caps, 5 Fanatic a rincorrere, 3 G2, Razork un po' troppo perché Mikix lo porta fuori col flash, stordimenti di Yike, ma va dentro anche Trimby a bloccare Caps che flasha via anche lui. I G2 riescono a tagliare la linea difensiva e anzi provano a farsi sotto. Ansama continua a cliccare sulla testa di Wunder, va all out, Human si prende Mikix ma poi sparisce Noah per mano di Caps, di quattro imperiale, doppiccione per Humanite, i soldati iniziano a mettere giù danni, non è ma finita, questa è di Broken Blade dritto su Razork, colpi di Tofu e un altro auto attack, doppio uccisione per lui, solo Humanoid per i Fanatic ancora in vita, inseguito da Yike, da Caps con Broken Blade che va a prendersi non il messaggero ma direttamente la top lane. Yike ancora all'inseguimento, cerca i controlli, ferromanzia, arriva il knock up, arriva un altro stordimento, Caps però non vuole avvicinarsi, sarà uno contro uno abbastanza scomodo per Humanoid perché non ha modo di fermare la Vergine d'Acciaio. Ah, basta un semplice disperdi di il debole. Mamma mia, che fight che stiamo avendo in questa partita! Sto per dire in questa serie, ma è iniziata adesso la serie! Siamo a 20 kill sul tabellone, ma soprattutto quante meccaniche! Non ho il tempo di analizzare una build che stanno continuando a fightare senza sosta. E qui, davvero, il come i G2 siano riusciti ancora una volta a uscirne, dobbiamo iniziare a parlare di plot armor per queste finali. Perché era impossibile, inverosimile girarsi in questo scenario. E non finisce neanche il replay che si fighta di nuovo. Sì, sta per arrivare il fight. Stanno per arrivare G2 a minacciare i Fanatic, a prendersi questo drago. Vai avanti Yike, BB sul flank. Ma Mikix tutto dentro al fight avversario. Arriverà il drago, ma Brooklyn si va a prendere a Felius. È caduto Yike, ma Caps in stasi, bloccato in mezzo al team avversario. Humanoid trova un ottimo dispiace. Due secondi all'out, viene firmata da Razor. Connette, però continua a cliccare, è bloccato. Arriva la legnata per tirarlo dentro, Trimby col knock up e arriverà un'altra uccisione, uno shutdown importantissimo. Questo Broken Blade è ancora intoccato, è ancora scatenato a cercare di dare il tutto per la tripla. Tripla uccisione per Broken Blade. Mikix salta al di là del muro nonostante lo stordimento. Broken Blade scatta ancora, sta per andare via l'all-out, non può inseguire Wunder, ma non è possibile! Broken Blade, nudo, pazzo, cosparso di burro gameplay, sta tirando fuori un Oxante che, per quanto irragionevole possa essere il campione, il giocatore ci sta mettendo le mani di Remi da sopra. Mio Dio, che livello di gioco ancora una volta. Guarda il TP in risposta al passaggio di Humanoid. La call dei G2 è stata immediata, hanno subito letto le intenzioni avversarie. Yike ha preso tempo, ancora una volta un knock up su tre persone da parte di Mickey. Non riesce a prendere meno di tre persone se ci sono tre persone nel fight o più. E Broken Blade poi, che qui stava ancora aspettando gli ultimi secondi prima dell'all-out, li stavamo contando, 3, 2, 1. Connette su Syndra, barsta Syndra. E il resto, nonostante siano riusciti ad isolare Ansama a cortesia di Wunder, che sta giocando nei teamfight, uno spacing e un danno eccellenti per un Renekton, Broken Blade sta semplicemente costruendo troppo di più.
stanno giocando veramente ad un livello, entrambe queste squadre, spaziale, ma quello che sta facendo Broken Blade è senza ombra di dubbio un top damage. Se non ci fosse lui, se non ci fosse stato questo Xante, staremmo parlando in questo game di un Razork, di un Wunder e di uno Humanoid fuori di testa. Quel fight è stato incredibile da parte loro. Pazzesco da parte di tutti, ancora una volta questi fight. Tra l'altro, per quanto in Gold Read, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo? No, Broken Blade non so quanto può insistere. Vabbè, se trova Trimby così con i controlli, può parlarne quanto vuole. Arriva Nustione, arriva anche la Suprema, forzata a quell'Alistar per potersi allontanare. E G2 iniziano a premere, non hanno neanche bisogno davvero di creare pressione sulle lane, perché camminano in avanti i bulli di quartiere che vanno a cercare i più deboli per picchiarli uno alla volta. E i G2 si riprendono pezzi di mappa, comunque vanno a riprendere controllo di visione, tengono Broken Blade in avanguardia sul quadrante superiore, in tre a cercare di fermarlo, ricordiamo all'all out per l'appunto. Eccolo qua, l'all out, dritto sul Razork che flasha subito, è arrivato anche l'istinto micio degli Ansama, il teletrasporto di Caps. Ragazzi, ma già che ci siete, quello è un barone, nel senso... L'idea è quella, ma purtroppo Broken Blade non ha più la sua Suprema. What? Era fuori dal range del Baron? In qualche modo, sì. Wunder prende una torre in tutto questo. Non va a utilizzare il teletrasporto. Buona call di mappa da parte dei Fnatic, che vanno a rispolverare quello che storicamente è stato lo stile che ha permesso ai Fnatic di tenere sempre la testa così alta contro i G2. I G2 sono un team aggressivo che vuole fightare, che vuole impostare scenari. I Fnatic si sono sempre distinti sul cross map. Nel momento in cui vedi di poter gestire uno scenario, mandi qualcuno a prendere qualcosa altrove. E Wunder, in questo stile di gioco, ha militato con entrambe le barriere, quindi bandiere, scusami. Quindi conosce bene entrambe le squadre. Ed è stato un po' anche il grande marchio di fabbrica di quei G2 del 2019. Oltre ai fight sporchi, a quelle schermaglie, c'era un incredibile gioco di sidelane con Wunder e Perz all'epoca, che erano, anzi e Caps effettivamente, che erano sempre in accoppiata, sempre in profondità a cercare gli avversari. G2, col tempo che hanno perso in questo scenario, in questo frangente, sul tentativo di Broken Blade di andare in, si trovano ad evocare un messaggero scomodo, messaggero che potrebbe comunque arrivare a dare una testata se qualcuno va ad accompagnarla, perché Wunder sta tornando in base e non penso voglia trasportarsi nuovamente in corsia inferiore, quindi G2 potrebbero approfittarne, ma ovviamente con il drago che spawna tra un minuto ancora, con quel barone in vita e con squadre che possono prenderlo abbastanza facilmente da un lato e dall'altro, c'è bisogno di stare in questa zona di mappa. Alla fine quel messaggero Esatto, è un deterrente alla fine quel messaggero. Molto importante. Con il barone che è già sotto metà vita, arriva la pesa natura. Trimby pronto a reingaggiare, ma sono lontani i carry dei Fnatic. Teletrasporti di Razork adesso. Arriva lo smite, arrivano gli istinti omicidi dritti su Razork. Avanzata turbinante, ma anche purificazione. Poi Ansama flasha via, disperdi il debole. Reingaggia Yike, scorta imperiale. Ansama inizia a cliccare sulle teste degli avversari. Una per lui, una per Yike, una per Caps. Doppia di Ansama. Tripla di Ansama mentre cade per mano di Razork. E si riescono a portare a casa il barone, si riescono a portare a casa la carneficina. Ancora una volta una meravigliosa wombo combo di controlli da parte dei G2. E Broken Blade che alla fine è arrivato su quella corsia inferiore, tra l'altro ancora in all out, navigando con scatti alla mano tutta la mappa, con il messaggero evocato dalla fontana dei G2. Quel messaggero sta dando una testata alla torre dell'inibitore bot. L'ondata potenziata viene accompagnata, c'è il reset, c'è Caps in split push sul quadrante superiore, ondata crashata anche sulla torre interna in corsia centrale, mentre i G2 stanno già ruotando verso il drago. Questo è un livello di chirurgia sulla mappa estremo da parte dei G2. Non e rivediamolo ancora una volta, perché Yike ha fatto un miracolo in questa azione. Sì, che splendido Yike. Utilizzo della ferromanzia, che splendido utilizzo della tempesta magnetica. Mentre stavano provando a chiudere l'imbuto su Ansama, e Ansama stavolta è riuscito a prendere bene le distanze. Guarda che meraviglia! E nel frattempo Mikix ha ingaggiato nel picture in picture nuovamente su Noah, che se non sbaglio ha anche dovuto flashare, spendere la sua summoner spell in quell'occasione. Poi per il resto l'azione non ci dice molto, mentre dovremmo tornare in live perché i G2 iniziano ad assediare, iniziano a farsi sentire, iniziano a premere, hanno già aperto un inibitore, vogliono aprire il secondo, magari prenderlo con quello che rimane di questa Baron Powerplay, anche se in verità siamo oltre il minuto ancora sul timer, potrebbero decidere di forzare un ultimo fight e chiudere qua il game. E sappiamo che possono farlo, noi conosciamo molto bene di carattere, di stile e anche di potenza in questa partita, di quello che hanno ottenuto fino adesso. Continuano a assediare, continuano a premere in profondità.
E riescono comunque a mettere in piedi una barriera difensiva ai Fnatic che obbliga, tra tante virgolette, gli avversari ad indietreggiare. E dico tra virgolette perché comunque ci sono obiettivi da raccogliere ancora sulla mappa. La visione dei Fnatic in giungla è prevalentemente concentrata sul quadrante superiore. I G2 si muovono direttamente verso il drago. Drago che avrebbe anche una taglia obiettivo da raccogliere per quei Fnatic, ma che difficilmente verrà raccolta. Inoltre i Fnatic devono ancora cercare di muoversi sul piano strutturale. La torre esterna mid lane è in piedi per i G2. Questo sta dando ai G2 un vantaggio tattico nel muoversi verso gli obiettivi prossimi al fiume incredibile. Devono cercare lentamente di tornare in partita e con 8200 gold di vantaggio, con le torri ancora quasi tutte da conquistare per l'armata arancione, questa è una partita veramente tanto in salita per loro. È una partita ai limiti del Glue Next, perché ovviamente è ancora lo scenario in cui Aphelios arriva a scalare, trova il fight perfetto, lo proteggi, hai gli strumenti per farlo effettivamente, ma i G2 stanno continuando a fightare in un modo veramente superiore rispetto agli avversari, e stiamo parlando al momento di 8000 gold di vantaggio. Sono tanti. Non sono tanti come li abbiamo visti altre volte, visto che in questa stagione di LEC siamo arrivati a vedere anche le soglie dei 20.000 in alcune partite veramente estreme, però comprensibile, sono ai limiti dei troppi effettivamente. E poi ci mettiamo anche gli attivabili, perché quella è una casa che avrà uno stopwatch, quello Caps che ha già la zonia dalla sua, Broken Blade da tre oggetti ed è grosso e fa male ed è pericoloso. Quanto ha? 4700 HP, 201 di armatura, 329 di armatura, 200 di resistenza magica, un team fight! No, inizia a sparare, ma sembra non riuscire a scalfire la corazza di quel titano chiamato Broken Blade effettivamente in questo scenario. Giusto, Mikix subisce un po', ma poi riesce ad allontanarsi senza problema. Comunque non c'è più l'ondata, quindi i G2 dovranno accontentarsi. Mikix con l'Expash e con la sua entrata trionfante per tornare dietro quel muro al sicuro. Torna un altro assedio dei G2, stanno aspettando anche i Super Minion. In questa centrale sono al limitare della base avversaria, quindi sanno che possono cercare l'angolo per ingaggiare. Broken Blade però non trova i colpi di topo, Trimby va in, l'ingaggio, va in anche Razork, niente da fare. Arriverà la veglia lunare, Broken Blade si salva, l'ustione brucia ma non abbastanza, 120 HP per lui, ma sono quelli che gli permetteranno di tornare in base e poi teletrasportarsi con i suoi. Ingaggiano a 2 secondi sfortunatamente dal teletrasporto di Broken Blade, i Fnatic che non riescono a ultimare la kill. Purtroppo non mi sento neanche di definirli sfortunati, perché Broken Blade ha una marea di risorse. Vogliono Miki però, c'è TP. Eccolo, Broken Blade che sta tornando, pronto a fronteggiare gli avversari di nuovo. Ansama però subisce l'outplay button di Humanoid. Potere senza limite e uccisione. Broken Blade ora deve inventarsi un miracolo, ma non so se riuscirà a farlo. Trova l'out direttamente su Humanoid, ed è Caps che però inizia a picchiare. I soldati di Caps non si arrestano di fronte ai Fnatic. Flash al di là del muro, perché sono tutti caduti gli avversari. Ci sono solo le torri in piedi, e con uno schiocco di dita i G2 strappano il game numero 1 in questa finale. Bel Caps G2, complimenti, complimenti. Quel fight era perso, ma hanno deciso di vincerlo. Plot Armor, te l'ho detto, i G2 non ne vogliono sapere. Ed è primo game, 1-0. Fuori di testa, fuori di testa, tutti e 5. È stato un game meno semplice di quanto non vogliano far sembrare, ma davvero guardandoli sembra che non abbiano neanche versato una goccia di sudore questi G2. È stato un game 1 incredibile. E sto semplicemente ascoltando l'arena, sì, sì, che esplode, e Romain dietro di loro che oggi è di una beltà indescrivibile. I G2 tornano in backstage, devo dire con tanti motivi di cui gioire, ma devono stare attenti a non farsi prendere la mano dalla tracotanza. E questa è una partita dopo la quale bisogna mantenere il focus, perché l'hai detto, alcuni scenari erano davvero al limite. Alcuni scenari erano lì che vedevano i G2 comunque dover faticare con gli ultimi percentili delle loro barre degli HP e comunque uscirne in piedi. Quell'ultimo fight su Caps non ha avuto il minimo senso. Yike, mio indiscusso MVP della partita, perché sì, ok, ogni azione c'era o Broken Blade o Caps o Ansama a fare danno, ma ogni azione a fare da cane da pastore era sempre quella Rell. Quindi comunque Yike indubbiamente il protagonista indiscusso, e quella Rell B1 ha avuto un valore enorme. Non era, per dirlo nei termini che mi piacciono tanto, da bravo nerd di League of Legends, non era il carry, ma non si può dire che non abbia carriato Yike. Esatto. Non doveva prendere le kill, le ha comunque prese qualcuna, perché che fai, gliele neghi, però ha giocato fuori di testa quasi tutti gli scenari, veramente
fenomenale, il suo impatto all'interno di questo game già da praticamente il livello 1, anzi livello 2, perché comunque si era preso un buff per raggiungere quel primo spike, però la sua lettura di mappa, il suo andare subito a identificare la presenza di Maokai in bot lane, in quel primo gank, in quel tranello quasi perfetto dei Fnatic, ha poi indirizzato pesantemente le sorti di questo game da parte di G2. L'arena che richiama la coppa è qualcosa di veramente fuori di testa. È incredibile. L'arena che richiama la coppa è veramente, veramente fuori di testa. Che location incredibile. E stranamente è anche una location che ci siamo, tra virgolette, spoilerati, perché comunque la stiamo vedendo ormai da 3 giorni, ma non riesce a smettere di sorprendermi quanto siano state fatte in grande le cose. Ma d'altronde, quando vai a convogliare gli sforzi di un intero anno competitivo in un'unica data per queste Grand Finals, devi fare le cose in grande, quindi capisco anche bene il movente dietro. G2 le hanno fatte le cose in grande, ma non voglio mettere da parte completamente i Fnatic. È stata una partita dominante da parte dei G2, e questa è forse la cosa che rende l'analisi del game più difficile. Perché abbiamo avuto da un lato dei G2 veramente molto dominanti e dall'altro lato dei Fnatic di cui stiamo comunque provando a tessere le lodi. E dov'è che c'è la linea sottile nel un team che stompa e un team che domina? I Fnatic hanno comunque tenuto in piedi diversi fight, lo stiamo vedendo. Wunder, quella succhia sangue a 10 minuti, il valore immenso nel cercare di contestare i dive. Wunder ha avuto un partitone, purtroppo sì, con un Renekton che a un certo punto si è trovato surclassato dalla release date del campione sulla corsia superiore avversaria, ma questo è un discorso che mi terrò poi magari per farmare interaction sui social. Per il resto, sì, continuava ad essere sempre questo scenario di i Fnatic fightano veramente bene, ma i G2 fightano un po' meglio ogni volta. È la chiave perfetta per leggere questa partita, perché appunto i Fnatic sembravano trovare sempre gli angoli che poi si smussavano all'improvviso perché un giocatore di G2 faceva una giocata, perché tutto il team si concentrava nel fare altro. Quell'azione al messaggero e poi al Baron, anzi col messaggero e poi verso il Baron, è stata la chiave. Sembrava essere il classico vabbè ragazzi, siamo costretti, andiamo qua, lo evochiamo, vediamo come va, preghiamo che riusciamo a creare la mappa, la situazione di mappa giusta. Invece G2 non hanno detto preghiamo di riuscire a creare la situazione di mappa giusta, ha detto creiamo la situazione di mappa giusta, punto esclamativo, imperativo, facciamolo, andiamolo al Baron, devono fare qualcosa loro. E il qualcosa che potevano fare i Fnatic a quel punto era cercare di galleggiare con i G2 che già stavano staccando il vantaggio. Una performance, se posso dire invece, lato Fnatic abbastanza altalenante da parte di Noah, perché ha avuto una fase di corsia tanto bella quanto poi un positioning un po' discutibile per un campione che doveva giocare in range advantage, ma questo era il significato della draft dei G2. Era una composizione che doveva andare a punire proprio questo tipo di counter matchup. Dalla Kai'Sa D all'alta mobilità che vanno ad avere tutti gli altri 4 campioni, perché comunque tra Rakan, Azir, Rell e Xante, cercare di giocare una AD carry immobile è veramente un'impresa atroce. D'altronde non ti puoi neanche cacciare però nella condizione di dover giocare Ezreal contro Kai'Sa perché non reggi lo scaling, quindi i G2 qui hanno creato un'equazione molto difficile da risolvere proprio in fase di spogliatoio. Torni in backstage e dici, bene ragazzi, se dovessimo fare un cambiamento per sistemare questa partita, qual è quel singolo cambiamento? La risposta è veramente difficile. Devi cambiare tante cose, devi cambiare intanto probabilmente anche lato di mappa, esatto, perché comunque i Fnatic si sono trovati a cedere mappa contro una draft che era abbastanza coreana, passami il termine, nel senso di noi vogliamo giocare comfort, sto parlando dei G2, la draft che ho definito coreana è la draft dei G2, perché noi vogliamo giocare comfort, vi lasciamo giocare i vostri campioni e poi vediamo una volta che stiamo giocando comfort chi riesce a giocare meglio la mappa. E i G2 l'hanno tirato fuori questo stile di gioco, quindi comunque non è neanche più una questione di cercare di togliere un pick, cercare di togliere uno stile di gioco. I G2 hanno impostato l'asticella del gioco, hanno detto si gioca su questo terreno, adesso devi andare ad affrontarli lì. Sì, ed è complicato per chiunque contro questi G2 trovare una risposta effettivamente al complicatissimo rebus che i G2 stessi ti pongono di fronte. Il cambio side, mi sento di dire e di condividere, potrebbe essere una delle chiavi, perché comunque ti permette magari anche solo banalmente l'accesso a quella rel, oppure il vedere qualcosa di diverso anche per quanto riguarda i ban da parte dei G2 stessi, avere qualcosa di diverso a disposizione nel game 2. E dalle grafiche vediamo che il cambio side arriverà, i Fnatic saranno effettivamente all'alto blu di mappa, quindi vedremo se
riusciranno a tirar fuori una ricetta diversa, o se la serie sarà ancora più pesantemente indirizzata rispetto a quello che abbiamo visto nelle serie di G2 fino adesso. Pausa e torniamo con il game 2-1-0 per i campioni in carica dell'LEC.